Comunque immagino che sia quello là, il picco. No. Vabbè, intanto diamo la cava, poi andremo anche là magari a sincronizzare, mi sa che ci siamo. Sarà un problema. Ok, poi ci sono anche i civili che lavorano nella cava, giustamente. Io speravo fosse abbandonata. Non devo ammazzarli tutti comunque. Beh, l'ho sorvegliata come cava. Se noi facciamo così. Farlo come... diciamo così. Lo facciamo dopo il tesoro lì. Forza, guardiamoci le spalle. Guarda che... ok, te lo ricordo a lui, quindi sì, non è difficile. La faccia della forza che ci vuole per fare quella cosa lì. Ma no, è uscito bene. Sono venuti i nostri, o... forse sì. Fatto di ferro. Lo leggiamo dopo. Questo qua è corazzato così. È un bel colosso. Allora, non gli sta bene. Non gli sta bene, gli sta bene solo l'anfora. Lì c'è ancora la fiammella, ma... sei tu. Correranno infinito, più o meno sembra di sì.
cazzo, vai. In realtà, quantomeno questi qui sono... No, non hanno una grande protezione. Al primo momento sembrava che avesse sono comunque una specie di corazza leggera di metallica, invece... Ecco, voglio. Con questi qui, con lo scudo qua. Fin troppo efficace. Volevo schivare la freccia, ma inutile. Ho bisogno dei tuoi occhi. Ci fa venire qua, ma... Guidami. Per rimanerci distrutti. Quello era un carro. Vabbè, leggiamo qua. Ordine sulle fortificazioni. Ordinate agli uomini di trasportare le pietre alle rovine vicine. Quei romani non erano stupidi e se rinforzeremo le loro antiche fortificazioni, i sassoni non ci avranno. Mi distingue tra Britannia e Sassoni. Distingue, evidentemente è così che sicuramente. Vabbè, facciamo questo. Qualcuno anche lì sopra. Vabbè signora. Ok, ne dà uno là. C'è qualcosa di verde che lampeggia. Ok, via signora. Non voglio che poi mi punisca. Sono sistemati. Sta morendo bruciata. Dovrà tornare sui suoi passi. E ora a Westbury, prima che Ivar crei altri problemi. Qualcosa lì dentro? No fuoco, merda! Che importanza ci aveva che era nascosto da una...
là il tesoro. Beh, nascondono le... Preziosissimo quadrifoglio. Allora, vediamo un attimo con la mappa che facciamo prima. Ah, ok, c'è un... No, c'è un lingotto, c'è un tesoro e c'è... Ah, c'è un po' di roba ancora. Quattro cose almeno. Dove era? No. Ok, c'era anche questo, mi sa che non l'abbiamo letto. Rapporto prigionieri catturati. Abbiamo catturato dei sassoni come ordinato. Non fanno che defecare e lamentarsi. Chiedo il permesso di sgozzarli. Wow. Bravo. Brava pensorcina questa. Per l'amore di San Cuthberto, libera. Sono molto grato. Questi uomini saranno con noi. La contea di... No, qua uno di numero. Got Venica. E quello l'abbiamo. 93 metri. Altro qua. 87 metri su. Non l'ha raccolto o non l'ha raccolto? Non ha fatto suono, non ha fatto niente. Comunque per salire qua. Qualcosa anche là. Era questo. Fa saltare sopra la corda, no? Ci metri giù. Lì. E c'è anche qualcosa di bianco. Si entra lì. Mostrami ciò che ci attende. Non capisco, non sembra che ci sia qualcosa da sfondare. Dobbiamo sfondare qualcosa lì. Ammesso che si sfondi.
c'è che cada, ma... No, quindi che cazzo... cos'è un bug? È nascosto nella parete, sembra. Vai, Sinin. Là, ho visto qualcosa lì, ma... Ho visto che qua si rompe quella cosa lì, che non so perché si debba rompere. La trappola, forse, boh. Non ho idea. Ora ancora un minuto e poi basta, perché sennò... Qua magari. Oppure una di quelle grotte che abbiamo visto qua in giro. Magari ce n'è una che porta più in basso. Non guardate, boh, è molto distante. Deve essere nella torre. Non sembrano le calende, vero? Cazzo, che stronzo. Ah, però... Ehi, cattivo. Se no abbiamo un crocefisso lì. Andiamo qua. Qua? Ok. Ode a Merton venne tra noi e ci disse ruggente: combattete con me per la vostra gente. Brandimmo le armi con ardore fremente. Lottammo con Merton e il più grande dei Teni. Ci guidò nello scontro, la sua foga ci onora. Abbatteva il nemico ancora e ancora. Il sangue da terra ancora oggi riaffora. Lottammo con Merton, fratello e Teni. Degli avversari fu poi circondato. Lottò con onore, ma ahimè fu piegato. Ora piangiamo Merton, eroico Ten. Piangiamo Merton che fu assassinato. L'ultima cosa non mi sembra più in rima. Scudo sarcofago? È un po' primitivo come lavoro poligonale. Dai, esci. Allora, manca ancora uno. Vabbè, qua davanti nostro.
Anzi, al mio naso. Ma no. Ok, a questo punto... andiamo qua. Quelle due cime lì così. Che interessante. Però no, ecco che c'è stato un po' di LOD. Stavo per dire appunto che tendenzialmente non c'è LOD sul terreno. Ci sono appunto giochi datati in cui c'è gli open world così, però vedi che si spalmano le colline. Qui tendenzialmente mi sembra che non lo faccia, però l'ha fatto proprio lì mentre stavo per dirlo. Che si sposta qualche metro la luce. Che ci ammazzano, vedi? Comunque è bello come a posto. Là ci sono le montagne. Deve essere bloccata dall'altra parte. Intanto saliamo. O anche darsi che questa in realtà sia una zona dove venire poi. Mi riesce a dare un po' un senso di freddo comunque. Lì vedo che c'è legno. Legno. Fa un giro un attimo. Eccolo qua. Maschera rossa. Oh, tessuto. Vada. Protetto da... i tizi. Allora, vediamo un attimo. Database. Luoghi. Stipper Stanas. Straordinaria formazione rocciosa sono quei due picchi lì, che oggi si chiama Stipper Stones. Questo affioramento circondato da eriche, presumo che siano fiori, ha dato vita a molte leggende. Secondo il folklore, le creste di Stipper Stones sono una schiena calcificata di un drago ucciso da un cavaliere della Tavola Rotonda. In Inghilterra qualsiasi leggenda riporta sempre la realtà. Presumo che sia un posto che esista davvero.
Questa faccia insanguinata. Evro si unisce a Ivar e c'è Albert per bruciare Westbury e attaccare le forze di Inri. Bello, molto, molto bello. Stiamo scherzando. Proviamo a metterla nella mano di qua. Vabbè. Ultima talenti, siamo a 2. Cos'è che sto facendo? Mi sono dimenticato. Determinazione. Ho caricato. Piede del lupo, danni, abilità. Coda predatore. Mi sono dimenticato cosa stavo facendo. E rimettiamo. Sì, si potrebbe anche potenziarlo. Questo pare che non so quante. Non è che abbiamo tutte queste risorse. E questi qui non li abbiamo ancora provati, in effetti. Ne abbiamo solo uno? Così vediamo com'è. Pare che non farà danno, chiaramente. Ok, tra l'altro contro però vediamo un attimo qua. È molto veloce. Mi riesce a farlo sparire. Vabbè. Allora. Andiamo verso la velocità. Questo. Lo spiamo. Ok. Se si trova il cibo prima di provare. Adrenalina, tra l'altro. Fa male. Il dubbio che questo verso qui l'abbia fatto un umano. Questo è andato. Yeah.
Abbiamo le asce wireless. Arrivano a distanza. È da tirare. Oh. No, però io avevo una porta di legno, però. Boh, vabbè. Ok. Boh. Lì c'è qualcosa?